Il 21 febbraio del 1958, nel tardo pomeriggio già virato al buio della sera londinese, un uomo sulla quarantina dall'aspetto informale con i capelli brizzolati e scapigliati, liberi dalla patina dura del beer cream allora in voga, esce dalla sua casa di Twickenham, nella periferia della metropoli, dirigendosi a Finsbury Park, dove, nella stamperia Fish & Cook Printers and Stationers, dovrà aprire la cartella che porta sotto il braccio e mostrare un suo disegno a un gruppo di persone alquanto severe e critiche. La posta in gioco era alta, l'attesa fitta, il tè si intiepidiva sulle tazze e probabilmente seduti attorno a un tavolo da tipografo sgombrato dai compositoi, gli astanti attendevano che quel disegno uscisse dal cuoio della cartella. Immaginiamo quindi che con tutta la tensione del caso, quel designer, che si chiamava Gerald Holton, abbia finalmente mostrato il suo lavoro ad un consesso che aveva l'ambizioso obiettivo di portare la maggioranza dell'opinione pubblica a manifestare contro le grandi potenze e allargare il dissenso verso gli arsenali e gli esperimenti nucleari. In quel gruppo c'erano i dirigenti del CND, Campaign for Nuclear Disarmament, fondato da Bertrand Russell, che lo presiedeva, da Julian Huxley, scienziato e fratello di Aldous, il famoso scrittore anch'esso pacifista, oltre che da altri noti attivisti di allora. Holton era un pacifista e un obiettore di coscienza. Rispondeva a un'immagine antieroica che non riceveva il plauso dell'autorità ed era ostacolata dalla retorica che tendeva a nasconderne l'esistenza. Un obiettore esprime un esempio di libero arbitrio e di disobbedienza che la narrazione ufficiale preferisce sempre ignorare. Era nato nel 1914, l'anno della dichiarazione della Prima Guerra Mondiale. In quell'occasione storica, passata l'ondata di entusiasmo, la Gran Bretagna si era vista costretta a ripristinare la coscrizione obbligatoria per la mancanza di volontari. Nel primo conflitto, i richiamati che obiettarono furono circa 20.000 ed erano uomini provenienti da ogni classe sociale e da 20 diverse motivazioni religiose, politiche, etiche, culturali. All'alba della Seconda Guerra, la mobilitazione obbligatoria vigeva ancora. Gerald, figlio della tradizione pacifista, si dichiarò obiettore e alla chiamata la sua affermazione di non accettare le armi indusse la Royal Army ad affidarla a un servizio civile. A differenza di altri paesi, la Gran Bretagna, sebbene con disprezzo, non costringeva né fucilava. Sulla forma del blifo esistono più spiegazioni non combacianti. La più formale tecnica sostiene che il famoso simbolo sia stato ispirato dalle bandierine del vecchio linguaggio detto semaforico nella posizione della N nuclear e della D disarmament. Alcune testimonianze parlano di un percorso più travagliato. A Hugh Brock, editore di Peace News, Gerald disse di essere giunto a quel risultato per disperazione. Ero disperato. Ho disegnato me stesso come un individuo in preda al panico, con i palmi delle mani protese verso l'esterno, alla maniera del contadino di Goya davanti al plotone di esecuzione. Poi ho formalizzato il disegno in linee e gli ho disegnato un cerchio intorno. Mentre, in ambienti religiosi, si parlò di una croce revisionata dall'artista. Un articolo sul The Guardian, il 14 dicembre del 2015, scritto da Rosie Holton, lontana cugina di Gerald, parla di testimonianze familiari e di una lettera in particolare dove il designer dice che la forma era semplicemente basata sull'uomo, con le braccia tese verso il basso in profonda disperazione. È curioso notare come un filo sottile leghi con drammatica ma intrigante antitesi il percorso del nostro artista obiettore ai colleghi in fuga dalla Germania nazista.
Il 15 febbraio del 58, proprio mentre il nostro amico stava disegnando il logo che avrebbe consegnato da lì a 6 giorni, dai cantoni alpini usciva il primo numero della Neue Grafik, la rivista che ha diffuso i principi dell'International Typographic Style, lo stile grafico internazionale che ha ridisegnato il mondo del dopoguerra in chiave moderna e razionalista. Il grande lavoro stilistico sviluppato dentro la famosa scuola svizzera metteva a punto nuovi concetti fondati su razionalità e precisione che vediamo ancora oggi nei più utilizzati caratteri tipografici, come quello che ne porta il nome, l'elvetica. Un apporto fondamentale a quella ricerca veniva dalla parentela dei designer alpini con la linea di progresso della Bauhaus fondata da Gropius tra le due guerre, baluardo di democrazia chiusa dai nazisti e dalla loro follia persecutrice verso studenti e insegnanti, costretti alla fuga nei paesi liberi, molti dei quali trovarono in Svizzera un ambiente assolutamente consono. Questi diversi destini di pacifisti creativi confinati in fattorie o altrove braccati, fucilati e costretti all'espatrio consente un'ulteriore riflessione sulla regressiva brutalità e totale inutilità della guerra. L'adozione internazionale del glifo è dovuta alla decisione non necessariamente scontata di Holton di renderlo no copyright, dando modo a chiunque di adattarlo e utilizzarlo per potenziali varianti. Lo abbiamo visto comparire in tutte le salse, sollevato dai manifestanti di ogni parte del mondo, e lo ricordiamo nella toccante trasformazione del 2015 dell'artista Jean Julien, che ha ritracciato la parte centrale del segno in una stilizzata Tour Eiffel, riferendosi ai decisamente vili attentati di Parigi, a Charlie Hebdo e al Bataclan. Il disegno di Holton vive ovunque ci sia una richiesta di pace. Gerald Holton, nato a Twickenham il 20 gennaio 1914, è stato un artista, un designer, un pacifista e obiettore inglese, graduato al Royal College of Art. Il suo contributo alla pace fu costante e sempre coerente. Ci lasciò a 71 anni il 18 settembre 1985.